a San Pietroburgo, Fognini, Lorenzi e Fabiano al via. Agli sgoccioli il weekend di Davis, torna a far capolino il circuito ATP con due tornei, entrambi sul veloce. Si gioca a San Pietroburgo e Metz. In Russia, sono ben tre gli azzurri presenti nel tabellone principale. Fabio Fognini è la terza testa di serie, gode quindi di un turno di riposo, in attesa del debutto con Yuzhnyi, un giocatore proveniente dalle qualificazioni. Il cammino prevede ai quarti il tedesco col Schreiber, banco di prova interessante per capire la solidità di Fabio, piegato a Flushing Meadows da Travaglia e costantemente sotto i riflettori della critica per atteggiamenti oltre il limite consentito. Paolo Lorenzi, sesta testa di serie, torna in campo dopo un US Open di altissimo livello. Quarto turno e partita pari, a tratti, con il sudafricano Anderson, poi finalista. Licenza di stupire anche al St. Petersburg Open, esce dai blocchi con Zumur, cliente scomodo, a seguire Baghdatis o Zeballos. Il cipriota è variabile di talento, l'argentino solido, ma più propenso verso altri terreni. Eventuale quarto con il transalpino Mannarino. Thomas Fabiano, positive risposte anche per lui a New York, impugna invece la racchetta per rintuzzare il rampante Medvedev. In caso di vittoria, Struff o Coric. Siano nella porzione di tabellone di Jot Zonga, impegnato con la Francia in Davis e qui chiamato a battere il lunga punto Sousa o Donskoi. Bautista Agut guida il campo partenti. Stoppato da Del Potro nel quarto slam dell'anno, può far bene in Russia. Il bombardiere ceco Veseli o Dutra Silva per assaporare il torneo, quarto contro Iki, 1T con Kuznetsov, attenzione alle possibili sorprese. Bautista Agut, Troiki.